Amici, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4, altre due missioni oggi, di cui una un po' particolare. Non so di preciso di cosa si tratti la seconda, ma il titolo è piuttosto esplicativo. Ma la prima, andiamo a fermare un distributore impazzito. Sono con... Shin. Gattetto. Sono con Jack come personaggio perché ho sbloccato delle abilità interessanti con lui, ne ho sbloccate di migliori con Cole. Però usiamo anche un po' Jack, che è abbastanza interessante quello che sono riuscito a sbloccare con lui. Ovviamente mi sto riferendo alle abilità Watch, non a nient'altro. Amico, che guardi? Dov'è il distributore impazzito? Quella sensazione. Oh, salve, vi serve qualcosa? Siete i detective Yo-Kai che ho chiamato? Sì, bene. Ok, volete che vi parli di famoso inferno in Latina? È molto semplice. Stavo passeggiando qui intorno quando all'improvviso sono stato attaccato da un distributore automatico. Da quel giorno non posso fare a meno di bere in continuazione bevande gassate. Allora sono incantato anche io. Un mistero un po' bizzarro, su questo non ci piove, e invece ci sta piovendo. Quel mostro mi sta perseguitando, me lo sogno anche di notte! Vi prego, detective Yo-Kai, aiutatemi a uscire da questo incubo! Cambia anche voce nel frattempo, più progredisce la storia più cambia la voce. Alla scuola media, quella dove va appunto Summer... Scusami. Non sapevo che alle 11 si spegnesse la luce in questa via. Wow! Ho scoperto qualcosa di questo gioco che nessuno probabilmente conosce. Ah, ma è qui? Vicino alla scuola media, ma la scuola media non sta qua vicino. Scusami, forse dietro? Vabbè, comunque. Bevete un po' di zuppa? Sì, perché i distributori automatici vendono anche le zuppe in Giappone. Il Giappone è un paese fantastico. Ti vende anche l'olio di pesce. Per fare il pesce in brodo. È strano. Oh, iniziare con un freeze del gioco è stupendo perché ti dà la carica di prendere il dirigente che ha detto facciamo questo caricamento stupido nel gioco e buttarlo fuori dalla finestra. Riproviamoci, dai! Sì, la zuppa. Giha! Sì, va bene. Oh, ok. Oi, 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 oi. I suoni sovrapposti. Ok, meno male, mamma mia. Che disastro quando si blocca così. Oh, è forte, oh. Beh, in effetti sì, la missione era a un livello piuttosto alto. Oria! Bene. Che poi non sta facendo neanche troppo male. A posto, è andato. Fammi raccogliere ste sfere. Tutto qui, era questa la missione? Sconfiggere un distributore? No, troppo poco. Quindi non è lui. Una lattina! Che bellina! Ah, dove sono? Oh no, non ditemi che l'ho fatto di nuovo. Vi siete feriti per caso? Tranquillo, restiamo bene. Tu piuttosto chi sei? Io sono Demon Lattina, uno Yo-Kai di rango A. Lavoro come distributore automatico qui a Valdoro. Piacere di conoscervi. Sei un distributore automatico? Proprio così. Quando ero in vita ero un eccellente distributore. Ma un bel giorno l'azienda che mi aveva installato decise di rottamarmi. A detta loro non stavo rendendo come avrei dovuto. Mi sono sentito malissimo. Ma ora che sono uno Yo-Kai la mia missione non è terminata. Allora, è un po' strano perché in genere gli oggetti... Secondo le leggende giapponesi, secondo il folklore, diventano vivi, acquisiscono un'anima dopo 100 anni. I distributori hanno meno di 100 anni. Potrei farvi una richiesta? Non è che mi aiutereste a vendere qualche lattina in più? Non c'è problema, solo che quanti ne avreste ancora da vendere? Ho una cifra irrisoria, circa 10.000. Oh, davvero? Ma non saranno un po' troppe? Avete ragione, forse dovrei andarmene e basta. È bello che gli altri abbiano un impermeabile, ma Jack no. Magari il fatto che è uno Yo-Kai fa in modo che non debba essere mai ricaricato? Però i soldi alla fine arrivano, perché le vende. Quindi quando uno va a ritirare i soldi e vede che è sempre carico, non si fa qualche domanda? Nel passato? Ecco. Se tornassimo alla mia epoca. Nella Valdoro adesso è inverno, potrebbe funzionare. Ok. Bene, andiamo allora. È tempo di vendere queste lattine. Ma 10.000 lattine, ma non esiste. Ho diversi punti di interazione, ma tutte e 10.000 devo venderle? Non saranno un po' troppe? Sapete com'è, no?
Allora, vediamo un po'. Qui, questa signora qui dell'alta borghesia. Salve. Ma quella è una zuppa al lattino, io le adoro. Potrei comprarvene qualcuna. Toppia. Ho fatto già bene. E lei, buon uomo che sta andando in banca a contare i soldi? Ok, prego, anche lei. Poi abbiamo il ragazzo che è figlio di quei due. Non ci credo, una zuppa in lattina! I miei fratelli le mangiamo sempre! Va bene, ma scusami, allora che ve ne fate se le mangiate sempre? E questi due che si sposeranno presto perché vanno nella stessa classe e si amano, così, proprio a caso, eh? Ta, mangia, mangia anche tu, dai! Sì, fa freddo, mangiati la zuppa, ti senti già meglio, bravo! Però non balbettare! Allora, ragazzi, come stanno andando le vendite? Ne abbiamo vendute 5. Non c'è proprio nulla che ti viene in mente. Oh, ma che cavolo! Già mi si è fatta venire in mente l'idea di venire nel passato! Ah, dove possiamo trovare questi clienti? Al torneo Emma? Beh sì, in effetti potremmo venderne un bel po'. Ma alle Renoni non faceva così freddo. Possiamo sempre portarlo noi. E come pensi di fare? Non in tutto lo Yokai World, solo nella Renoni. Chiederemo l'aiuto di uno Yokai in grado di raffreddare l'atmosfera? E quale Yokai potrebbe essere? Uno che fa freddo. Nevaria! Non ho Nevaria. Troveremo Nevaria da sorso di gelo. Ok, quindi ci danno a mano così, senza doverla reclutare, per fortuna. Mi stava già prendendo il magone. Cioè, so dove trovarla, però è molto raro che capiti. Vediamo un po' se saprà darci una mano, oppure se ci chiederà di svolgere dei compiti. Che tu che sti fa qui? Ma Ego Istorso, ma cosa vuoi? Ma tua madre ti sta cercando. Sì, Nevaria è qui davanti a te, ma tu cosa c'è? Siete degli yokai voi? Serve il mio aiuto per rinfrescare l'arena Oni? State aiutando un amico a vendere delle zuppe calde, vi darò una mano. Ma in favore, quando arriviamo all'arena Oni, mi lascerete pubblicizzare il mio negozio a tutti i presenti. Va bene, tanto a noi non ci. Cioè, non è che ci dà un problema, se tu pubblicizzi il negozio. Tranquilla, vai, vai. Cioè, lei ci chiede di un favore stupido rispetto al nostro. Noi le chiediamo di mettere a servizio i suoi poteri e lei. Sì, però mi fate pubblicizzare il negozio. Fa come ti pare. Cioè, potevi farlo anche prima da sola, eh. Che succede? Volete sfidare Nevaria e le sue amiche per vendere zuppe in lattina? Dobbiamo sfidarla? Questa sfida è un'ottima pubblicità per noi. Sembra che Nevaria e il suo team siano pronti per iniziare. Ah, ecco qual era la sfida difficile. Eccole qua. Sono tre. Gelina, Nevaria e Nevaria Senior, praticamente. Bene, ho iscritto entrambi i nostri team alla reception dell'Arena Oni. Sia io che Demon Lattina trarremo molti benefici da questo incontro, per cui lottiamo sportivamente e facciamo divertire questo pubblico. Allora, Detective Yokai, siete pronti? Ottima risposta. Forza, cominciamo. Oddio, oddio, oddio. Dai, let's go. Praticamente queste saranno le lotte che faremo in un futuro molto prossimo. Davvero presto, non mancherà poi molto prima di fare certe sfide in quest'arena. Perché il torneo Emma sarà una bellissima missione. Lunga, ma sarà una bellissima missione. Energy Globo dov'è? Energy Globo dov'è? Qua, mio! Oggetto raro. Va bene. Ah, non l'ho presa male. Ah, ok, abbiamo sconfitte. Eccomi di ritorno, gente. Scusate per l'attesa. Ciao, Demon Lattina. Com'è andata? Ne ho vendute ben 5.000, amico! Ma mi sono arrivato solo a metà del mio obiettivo. Che disdetta! Cos'è quella faccia? 5.000 sono tante, sai? E poi qui all'Arena Oni ci sono tanti yokai. Non abbiamo ancora finito. Ci vorrà un po', è vero. Ma l'importante è non arrendersi mai. Nevaria approva. Ha ragione lui, Demon Lattina. Su, non perderti d'animo. Proprio così. Anche io ti darò una mano. Eh sì, compri le lattine da lui e le rivendi a sorso di gelo. Aspettate un attimo. Oh, ma è il tizio del tubo. Maestro Mew. Io sono Maestro Mew, non il tizio del tubo. Ad ogni modo, sono qui per acquistare tutte le lattine di questo giovane. Lei vorrebbe comprare tutte e 5.000 le lattine rimanenti? Esattamente, io adoro quelle zuppe. Beh, su lui viene dalla Valdoro del passato, ma quella del futuro. Ma quella della linea alternativa di Nate, non quella di Jack. Non saranno un po' troppe per uno yokai soltanto? Ah, non preoccuparti per me. Anche se non sembra, sono piuttosto in forma. Non capisco quale sia il nesso, ma va bene. Una piccola ricompensa anche a noi con qualche mila yen. Ah, sono così belle! Per ringraziarvi vi darò questa. Prendete e non fate complimenti.
Oh, ok. Oh, finalmente ha venduto tutte quante le lattine. Ti abbiamo salvato. Ma... sì, sai che hai amici su cui contare, ma la tua medaglia ce la dai? In realtà dentro te lo sapevi già. Avevi solo bisogno di una spinta. Il merito è solo tuo. Non ti dimenticheremo mai. Se ci dai la chiave è ancora meglio. Ricordati di disincantare il tizio che hai incantato di là, eh. Che poi in realtà il tizio compra lattine di bibite gassate, non zuppa. Non vedo il nesso, ma comunque... Boh. Oh, per l'altra missione di oggi invece direi di andare a fare... gli youtuber scomparsi. Youtuber, non youtuber. Molti youtuber stanno scomparendo misteriosamente, dobbiamo far luce su questo mistero. Ok, vediamo un po' dove staranno questi youtuber nel futuro. Al viale acquisti, andiamo a fare una IRL? Wow, quanta gente! Salve, lei è uno youtuber IRL? Come? Volete sapere cosa ne penso degli ultimi video di YouTube? Beh, non ne so molto, ma di recente alcuni youtuber sono scomparsi. O almeno questo è ciò che mi ha detto mio figlio, mi chiedo cosa sia successo. Questo è un uomo molto indaffarato, non può pensare alle quisquiglie di noi bambini. Che oggetto troviamo qui? Mantello notturno, ok, mi interessa mantello notturno, potrebbe essere buono. Per qualche yokai, sicuramente. Signora, lei cosa ne pensa degli youtubers? Purtroppo quelli che seguivo ogni giorno sono scomparsi misteriosamente. Allora segua me, segua me. Voglio dire, stavano per diventare famosi. Io no, però segua me. Che ci frega degli altri? Io ci sono ancora. E lei, signor ragazzo, cosa ne pensa degli youtuber? L'unica cosa che so è che alla fine dei loro ultimi video compariva sullo schermo un tizio con 6 braccia. Cos'è Asura? Sì, per forza, con 6 braccia è solo Asura. O qualche yokai simile. Bene, mettiamo in ordine le informazioni. Dunque, alcuni youtubers sono scomparsi perché volevano diventare famosi. E alla fine dei loro ultimi video appare un misterioso tizio con 6 braccia, quindi lo yokai si fa vedere. Ma non sappiamo come trovarlo. Certo che lo sappiamo! Basterà diventare youtubers anche noi! In effetti potrebbe funzionare, ma non sono portato per farlo. Il nostro Bruno però sembra piuttosto entusiasta all'idea. Vuoi provarci tu? Ma di che ti preoccupi dei buchi nell'acqua? Lascia perdere. Bene, ci serve il computer che Bruno ha in camera sua, quindi torniamo all'agenzia investigativa, sì. Abbiamo il computer, ora possiamo iniziare. Lasciate fare a me, ragazzi, che tra l'altro hai 4 schermi. Quanti ce n'hai lì? 3 almeno. Fra noi 3 sei sicuramente più indicato. Non deluderci, va bene? Tranquillo, riusciremo a risolvere questo mistero in men che non si dica. Se ne sei convinto. Benvenuti nel mio primo video, io sono Skies, il vostro nuovo YouTuber! Mi sono appena iscritto alla piattaforma, ma spero di portarvi contenuti interessanti. A tal proposito, oggi vorrei parlarvi di un avvenimento piuttosto misterioso. Sicuramente ne avrete sentito parlare anche voi, è molto in voga ultimamente. Come qualcuno di voi saprà, di recente alcuni miei colleghi sono scomparsi. Con l'intento di diventare famosi sono stati raggirati da uno yokai. E ora tocca a me diventare come loro. Per cui, sì, anche io... voglio diventare famoso! Ah, perché non è successo niente? Dov'è quel tizio con le 6 braccia? Beh, ad ogni modo, per oggi è tutto. Spero di avervi fatto incuriosire un po'. Ho sentito bene! Qualcuno vuole diventare famoso! Ma che roba era? Puh, è lui! Certo! Chi altri se non lui? Certo! Mi ha colto davvero alla sprovvista! Non me l'aspettavo, immagino! I miei complimenti, Skies! Sei davvero un talento nato! Ho una proposta da farti, raggiungimi a Valdoro Sud. Ma solo durante la notte, intesi? Di giorno lavoro senza tregua. Ecco, lavora a Inazuma Eleven. Quindi era lui il mostro? Wow, sembrava molto gentile. Ha detto di avere una proposta per me. Mi chiedo di cosa si tratti. Beh, l'unico modo per scoprirlo è andare a Valdoro Sud di notte. Esatto, magari riuscirei anche a diventare famoso per davvero. Ehi, come sarebbe a dire per davvero? Prima sono stato grande. Cioè, sta qua il fiume? Ah, pensavo... Guarda quanto è bello in 3D. Con le gambine piccoline. Sì, sì, adesso arrivo, eh. Che roba c'è qui? Uno smartphone. Computer, tazza da caffè. Un altro telefono.
e fogli da firmare. Niente Nintendo Switch o 3DS? Mi spiace, ma in questo momento ho bisogno di parlare con Skies. Se la vedi in giro, digli che lo sto cercando, ma... Te pozzino. Eccomi qua, sono arrivato, signor Rimagino. Ah ah, finalmente sei qui, Skies! Sì, poi c'ha le occhiaie, bello, lo vedo solo ora che c'ha le occhiaie. Sì, ma perché mi hai fatto venire qui in riva al fiume? Ti spiego tutto, prima mi presento. Io sono Imagino. Ottimo, adesso possiamo iniziare. Cioè, tutto quello che c'è da sapere è questo. Rispondi alle mie domande, va bene? Come? Devo rispondere alle tue domande? Proprio così. Dunque, per cominciare, qual è il tuo punto di forza? La grinta. Beh... La simpatia, direi. Ho messo grinta. Ma passiamo alla prossima domanda. Di cosa vorresti parlare nei tuoi video? Videogiochi. Di videogiochi, ovviamente. Capisco. Beh, vedo che già hai idee chiare. Mi piaci, ragazzo. E ora... Cosa, ha fatto una dab a metà? E ora l'ultima domanda per te. O forse era un saluto... diverso. E ora l'ultima domanda per te. Qual è la tua specialità principale? Ingrassare. No, collaborare con gli yokai? Potenziare gli yokai watch. Potenziare gli yokai watch. Ma che cosa? Si è mangiato il testo? Vabbè, evocare gli yokai ha detto, ma comunque. Ma perché te ne stai in silenzio? Ho fatto tutto ciò che mi avevi chiesto. Fantastico! Incredibile! Magnifico! Sei stato eccezionale, Skies. Ora però è tempo di fare sul serio. Passiamo alla seconda fase. Modalità battaglia attivata! Oh, bello! Ha cambiato colore anche lo schermo del telefono. E questa sarebbe la sua forma Shadow Side? È Super Saiyan God probabilmente è diventato. Volevo dire, sono pronto! Cominciamo pure, immagino. Questa è bella la missione. Ok, Bruno anche l'ho potenziato un bel po'. Se vuoi diventare uno youtuber, questa è la tua occasione. Sconfiggimi e dimostrami la tua forza. Ottima risposta. Iniziamo subito allora, cacate coi. Sarebbe fatti sotto. Sono poliglotta. Bello, immagino. Namo, let's go, let's go. Ah, non ho carico l'energia. Oh no, aspetta, ho riposato, quindi dovrei averlo carico. Non ce l'ho carico. Perché il gioco se ne frega. Ah, ma è un boss yokai. Veglia in ombra già è andato KO. Non è carina sta cosa, eh. Anche Bruno, ma scusami, scusami. Cioè, dai ragazzi, mo non è per dire però. Cioè, però... Non va molto bene, eh. Ok, vai, 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 bravissimo, bravissimo. Bene. Allora, dov'è l'energiglobo? Bene, più punti esperienza. Andiamo su di lui, forza. Bene. Vai. Sì, però devi andare verso di lui, deve andare. Non è per dire, ma... Aia. Ok, ricarichiamoci allora. Oh, è andato quasi KO, però mi ricarico lo stesso. È un po' mi ricarico. Ah, non è andato KO invece, no? Mi sono sbagliato. Ho visto la vita a zero. Purtroppo quando faccio così vede la vita a zero, vede, non so perché. Mamma mia! Ma quanto è forte, ehi! Quanto è forte, troppo! Beh, no damage, come no damage? Stai dicendo? No, li stai a prendi damage, dammi retta, li stai a prendi damage. Esci, riprendi, riprendi damage, fidati. Ok, ho la medicina miracolosa, la uso dopo perché guardate se la seleziono. Mi fa ricaricare tutto a tutti, però devono andare KO prima. Quindi prima di usarla farò recuperare tutti. Ok, prima di andare KO. E cambio Call, che è carico. Con Summer, che ora sono io proprio quello carico. Bene. Bene.
bene. Molto bene i danni, molto buoni. Bene. Ah, ma sta prendendo i danni in ritardo? Che cavolo, ora capisco. Ah, ora capisco. Mamma mia. Bene, bene. Ok, ok. Ok, quanto stiamo? Come stiamo messi? Tutti? No, c'è ancora Katie che è buona. Ma si ricarica? Immagino, porca miseria. Ma come sconfiggi un nemico che si ricarica la salute? Scusami. Bisognerebbe fargli più danni di quelli che riesce a fare lui. Di quanto riesce a ricaricarsi. Ma è difficile farcela. Perché ci fa un botto di male, ci fa. Ci fa un botto di male lui. One eternity later. Allora, qua mi tocca ritornarci. Perché non è fattibile. Devo trovare un modo per fargli male. Che tra l'altro, non era neanche un boss prima, immagino. Prima erano yokai normale, non si curava neanche. Invece adesso si cura pure. Mi tocca rifarla. Ci ritornerò. Mi tocca tornarci. Bene, ora la lotta dovrebbe essere molto più semplice, non solo perché sono salito di livello, ma anche perché ho una strategia molto più semplice rispetto a quella di prima, che era semplicemente attaccare e basta. Inoltre qui immagino è stato reso boss, cosa che io non sapevo, mentre insomma cercavo una strategia, ho scoperto che immagino è stato reso un boss in questo gioco, cosa che prima non era. Bene, perfetto. Allora, evocazione. Così gli facciamo giusto un po' di male. Prima era semplicemente uno yokai nemico come quelli che trovavi in giro per la mappa. E facevi danno e cose così e niente di che alla fine. Il problema è che lui si può curare. E se si cura non è bella. Fa davvero male se si cura. Allora, a questo punto che facciamo? Cambiamo i personaggi, mettiamo Link, che il suo Energy Max è niente male. Vai. È ottimo, infatti non va bene, ottimo. E già lui sta curando. Dobbiamo fargli del male per evitare che si curi. Tra l'altro il livello al quale sto ora è molto più alto rispetto a quello dove ero prima. Vediamo un po', si può già cambiare personaggio? Sì, allora mandiamo Katie a questo punto. Che anche lei ha l'energy max degli amici. E fanno male loro. Buono, buono. Però ragazzi dobbiamo fargli male, sennò si carica di un bel po' la salute, eh. Dai, 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 dai. Buono. No, guardalo. Mannaggia. Allora, fermi, fermi, fermi. Cambiamo. Mandiamo Cole. Con Katie. Vabbè, ha fatto. Mamma mia, quanto si è curato. Ma dai, ma non gli ha fatto niente l'energy max di Baku? Ma dai. Ok, con lui facciamo male, però. Insomma, preferivo che l'energy max di Baku avesse sortito qualche effetto, sapete? Vai. Susanoo, se ce la fai è quasi fatta. Ma... No, guardalo, all'ultimo si è ricaricato! Che pezzo di... Ma dai! Era fatto! Era fatto! Un altro paio di pugni andava giù. Se si ricarica ancora adesso, cioè, disinstallo il gioco, cavolo. Mamma mia, è devastante. Il livello consigliato è 60, ma non è vero. Io sto a 72, 73. Guardali. Tutti sopra, guarda quanti, guarda poi quanto mancava per fare gli altri livelli. Tutti a 73, tranne vabbè lui che Baku poverino, che ho dovuto per causa di forze non poterlo portare al 70 come gli altri.
Ma non è servita a niente neanche l'abilità di Baku di ridurre a zero la difesa. Dannazione. Comunque è fatta. Finalmente ce l'ho fatta. Meraviglioso, Skies. Diventerai un grande youtuber, vedrai. Bene, ora ne ho la certezza. Ho deciso, ti farò diventare famoso. Cosa? Quindi volevi davvero farmi diventare famoso? Non ci credo. Certo che sì. Ma ancora non puoi diventarlo, dovrai superare altre prove. Per questo motivo, ti invito ufficialmente al mio corso di formazione gratuito. Corso di formazione? Che cosa intendi dire? Vedi, è da un po' ormai che ho un sogno nel cassetto. Voglio riunire i migliori youtuber e realizzare il video più bello di sempre. Beh, è un bel sogno. Wow, non me l'aspettavo proprio. E l'hanno più o meno fatto. Quelli del Giappone più seguiti, bene o male, hanno sponsorizzato Yokai Watch, quindi... Quindi anche quelli youtuber? Sì, deve essere così. Immagino, che mi dici di quelli youtuber scomparsi nel nulla? Beh, anche loro avrebbero fatto parte della mia super squadra, è ovvio. Ecco. Ai ai ai. Ok. AndreLink91 era uno di loro. Cosa, sono scomparso? Ma non mi pare. Bene, gag fatta. Achievement preso, bene. Ora che il primo corso è finito, però siamo già tornati tutti a casa. Ah, ecco perché sono tornato. Immagino stia dicendo la verità. Ho appena controllato in rete. Whisper, tu dove sbuchi? Sul serio non mi avevi visto? Sei un po' distratto ultimamente, amico. In effetti è un po' difficile non notare quel coso bianco super spaventoso che ti gira attorno. In ogni caso stavo giusto guardando proprio l'ultimo video di AndreLink91. E le visualizzazioni sono salite a dismisura. No, non è vero, non lo fate. Andate a controllare che non è vero. Dici sul serio, quindi quel corso di formazione... In realtà quello c'entra solo in parte, Andrea era già esperto di suo... Magari. Se l'algoritmo mi desse una mano, pure pure. A proposito di questo, immagino, c'è una cosa che dovresti sapere. In realtà io non sono affatto uno youtuber. Oh, capisco. Hai fatto bene a dirmelo. Credo che dovrò cancellare il corso. E cancellare anche la tua vita? Noi volevamo solo risolvere il mistero. Rilassati, ragazzo. Avete fatto ciò che ritenevate giusto. Le persone ritengono giusto anche rubare e uccidere. Quindi va bene così allora. Ma che messaggio mandi alle generazioni? Vi apprezzo ancora di più ora. Ho deciso. Vi donerò la mia Ma va bene, va benissimo. Ma certo. Ma certamente. Che dire, sembra che Magino abbia un potere incredibile, vero? Un corso di formazione gratuito per youtuber? E chi se l'aspettava? Sì, in effetti era molto interessante. Forse ne organizzerà un altro, chissà. Ma guarda, non credo. Ah, però abbiamo la chiave di Magino che metto assolutamente in squadra. Ragazzi, Magino, mica zio Peppino. Livello 60. Cavolo, forte. Gli attacchi diventano di elemento assorbimento. Wow. Libera la forma Shadowside e aumenta le statistiche. Tutto qui? Super Onigiri, aumenta i PS. Ah, ecco come si curava di continuo. Però mi sa che lui si curava un po' di più di quello che si curerà ora. Va bene, allora direi che per questo video è tutto. Due missioni. Questa di Magino molto più bella, ovviamente. Però l'ho fatta, ehi. Tra l'altro, piccolo così, tanto per farvi vedere, i watch stanno prendendo una piaga che mi piace. Bene, il video termina qui, amici. Io vi ringrazio per averlo seguito. Lotta contro Magino stupenda, un po' difficile perché si ricaricava di continuo, ma è anche questo il bello. Però non è vero. Ad ogni modo, in descrizione trovate tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va. E noi ci vediamo, ovviamente, alla prossima. Ciao!